riconducibili, El ed Eloah. Allora uno si chiede, ma come mai usano il plurale, visto che hanno le forme al singolare per indicare quell'individuo lì che ovviamente, essendo Dio, dovrebbe essere l'unico? E allora ovviamente si elaborano tutta una serie di spiegazioni. E qui c'è, su questo termine, di fatto, la madre proprio di tutte le contestazioni che mi vengono rivolte. Tutte le altre vengono a cascata. Se ci si intende su questo, tutto il resto viene di conseguenza. Cioè, il resto sono veramente elementi assolutamente marginali. Allora, qui c'è, me la sono stampata, ovviamente, la madre di tutte le contestazioni che viene rivolta a me. Quindi, dove mi dicono, Biglino, la grammatica è grammatica e tu evidentemente non la sai. Va bene. Allora, Elohim è sicuramente singolare. Vi dico che cosa scrivono, eh? Perché ha la desinenza del plurale? Perché è un superlativo indefinito. Cioè, indica l'indefinibilità del concetto di Dio. Come deve essere tradotto, l'abbiamo già visto prima, legislatore supremo. Poi c'è l'altro problema, è che Elohim viene usato sia con verbi in ebraico, sia con verbi al singolare che al plurale. E allora la spiegazione è, verbi al plurale, Elohim non significa più Dio, ma significa giudici. Verbi al singolare, diciamo, rimanda a quello lì che per comodità adesso chiamiamo Dio, così ci intendiamo. Ok? Verbi al plurale significa giudici, verbo al singolare identifica lui. Poi ognuno per questo lui si faccia le sue idee. Identifica lui. Questa è la regola che viene elaborata e che viene spiegata appunto per giustificare l'uso del plurale. Tenete presente che chi ha scritto la Bibbia non l'ha scritta seguendo regole grammaticali, che probabilmente non c'erano neppure. Tutte le regole grammaticali che vengono descritte sono elaborate successivamente, nei secoli, dai grammatici, cioè da quelli che studiano e quindi cercano di capire a posteriori. Per esempio, adesso non ve la spiego tutta, c'era una regola sul vav consecutivo, conservativo, inversivo, insomma una certa consonante che messa in una certa posizione cambia la forma del verbo, tanto per essere semplici. Dopo averne discusso e averla applicata per un lunghissimo tempo, a un certo punto arrivano a scrivere, e qui ci sono l'ho portato soltanto come esempio, tutta una serie di discussioni tra di loro, finché i grammatici arrivano a dire, in altre parole, possiamo mettere completamente da parte la mitica teoria della vav consecutiva inventata dai grammatici. Cioè, ci siamo inventati questa regola, l'abbiamo discussa, applicata per un sacco di tempo, però niente, è inventata, togliamola. Secondo me, tra qualche decennio toglieranno anche questa. Comunque, di fronte a questo, ci sono due possibili atteggiamenti. Uno, mettermi a discutere su ogni singolo elemento delle loro affermazioni e andiamo avanti per decenni senza arrivare ad una conclusione. Perché nessuno sa se questa roba è vera. Quindi ciascuno rimarrà tra 20 anni nella sua convinzione. L'altro atteggiamento, che è quello che invece applico io, è: va bene, signori grammatici, avete ragione. Siccome questo è il sistema per capire Elohim, lo prendiamo e lo caliamo nella Bibbia. Ed è ciò che faccio e che continuo a fare. Io piglio tutto ciò che dicono i sapienti e lo metto alla verifica della Bibbia. E adesso lo facciamo. E ci divertiamo. Prego. Sì. Com'è? Ho studiato un pochino di ebraico. Sì. E mi hanno sempre insegnato a me comunque che in, la parola finale in, è plurale maschile, è otter, sì, plurale femminile. Sì. Cioè, non capisco perché me l'hanno spiegato chi mi ha insegnato l'ebraico, ebrei, era un, chiamavano una specie di rabbe, va? Per cui non capisco perché alla fine discutono ancora se in. Devono discutere perché altrimenti bisogna riconoscere la verità e fa cadere tutto. È chiaro. Allora,
Diciamo che Elohim è singolare, va bene, è singolare. Quindi ogni volta che c'è il termine Elohim, ci si riferisce ad un individuo singolo. Ok. Sappiate che quando leggerete la Bibbia troverete che c'è un Elohim singolare che si chiama Yahweh, un Elohim singolare che si chiama Kamosh, un Elohim singolare che si chiama Milcom, un Elohim singolare che si chiama Rimmon, un Elohim singolare che si chiama Astarte. Sono cinque Elohim singolari. Ma per noi ignoranti, cinque è plurale o singolare? Allora, c'è bisogno di diventare matti per non spiegare come mai è plurale? Sono almeno cinque. Nel nuovo libro che esce ad aprile, ho analizzato, ci sono circa 45 pagine, molto, fra virgolette, divertenti, per far vedere come questa roba sia biblicamente assurda. Cioè, se fosse vero questo, la Bibbia diventa un papocchio incomprensibile. E adesso lo vediamo. Allora, facciamo finta che sia singolare. Diciamo che è un superlativo indefinito. Ah, attenzione, scrivono qui. Non è un superlativo assoluto, perché il superlativo assoluto si costruisce in un altro modo, in effetti è vero. Allora io dico, ma non voglio far polemiche, dico se voi mi dite, biglino, la grammatica è grammatica e tu non la conosci, e Elohim non è un superlativo assoluto, allora a me ben voglia di dire loro, ma perché lo traducete con supremo che è un superlativo assoluto? Ma non faccio polemiche, va bene, accetto tutto. Tanto è la Bibbia che glielo distrugge. Allora, se ha il verbo al plurale è giudici, se ha il verbo al singolare è Dio. Potete prendere Genesi 35, versetto 7, chi ha la Bibbia. Qui si parla di Giacobbe. Lì egli costruì un altare e chiamò quel luogo El Bet-El, perché là Dio si era rivelato a lui quando fuggiva dalla presenza di suo fratello. In ebraico c'è Elohim, perché là Dio si era rivelato a lui. Bibbia ebraica, stesso versetto, traduzione letterale, e edificò là altare e chiamò il luogo El di Bet-El, poiché là si erano rivelati a lui Ha Elohim, con l'articolo, gli Elohim. Allora, Bibbia per le famiglie, singolare. Bibbie che vanno nelle facoltà di teologia e nelle università dove si studia la Bibbia, plurale. In ebraico è plurale. E nelle università e nelle facoltà di teologia dove c'è gente che conosce l'ebraico, e non possono mica essere fregati perché gli dicono, ma scusate, e nell'altro, niglu, qui c'è, Si erano rivelati a lui, è plurale. Perché lo traducete al singolare? E invece in tutte le Bibbie che avete qui è tutto al singolare, vero? Sì. Vero? Sì. Vero? Perché? Perché le famiglie possono essere fregate. Io addirittura ho tra prezzi il vero. Quella è la Bibbia dei Testimoni di Geova. Che mettono il vero Dio, lo mettono fra parentesi perché hanno un conato di dignità. E sanno che il vero non c'è. E allora lo metto, però per dirlo ai fedeli, guardate che questo è il vero Dio. Sì. Ecco, allora io applico questa regola, questa, e dico che Giacobbe ha costruito un altare perché aveva visto dei giudici. Ma ce n'è un'altra ancora peggio, anzi più bella. Genesi 20, 13, versetto 13. Abramo che parla, facciamo finta che sia esistito. Ora avvenne che quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre, io le dissi, eccetera, eccetera. Quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre. Noi sappiamo che questo Dio è per i cristiani quello che, con quella che viene chiamata appunto la vocazione di Abramo, dà inizio alla storia della salvezza. Cioè Dio si cala nella storia, si presenta ad Abramo e dice adesso tu vieni con me, andiamo in terra di Canaan, e lì comincia la storia della salvezza. Da che cosa? Non lo so, perché abbiamo letto prima che il peccato originale non c'è. Comunque per i cristiani lì comincia la storia della salvezza. Per gli ebrei questo è il Dio che gli ha promesso la terra di Canaan. Genesi 20:13. E fu come che, traduzione letterale, fecero vagare me Elohim da casa di padre mio. Verbo al plurale.
allora vuol dire, e io applico le regole dei sapienti, che a chiamare Abramo fuori dalla terra dei suoi padri sono stati dei giudici. Quindi la storia della salvezza è iniziata quando dei giudici sono andati a chiamare Abramo fuori dalla casa dei suoi padri. E quei giudici hanno promesso ad Abramo quella terra. Non c'è più niente che tiene. Cade tutto. E cade tutto applicando le regole che loro mi sbattono in faccia, dicendo: biglino, non conosci la grammatica. Benissimo. Ditemele voi che io le applico. Tutte. Applico tutto quel che volete. Perché sapete perché? Perché siccome partono da un presupposto falso, qualunque cosa elaborino non tiene messa a confronto con la Bibbia. Qualunque cosa elaborino. Per cui io non vedo l'ora di leggerle i commenti, perché li piglio e li applico. Continuo a fare un lavoro da coglione. Non ho neanche bisogno di pensare, pensano loro per me, a confermare le cose che dico. Capite? Genesi 35. Vayomer Elohim el Jacob, e disse Elohim a Giacobbe: ergiti e sali a Bet-El. Bet-El vuol dire casa di El. E risiedi là, e là fa altare a El, traduzione letterale, lo essentesi fatto vedere a te. Cioè, qui Elohim, inteso come singolare, invece qui è il gruppo degli Elohim che parla, dice a Giacobbe: vai a Betel e là costruisci un altare a El, a quello che si è fatto vedere da te. Allora, io ho incontrato Susie Bledi nella via qui prima. Io uscivo dal B&B, lei stava cercando il posto. Se io adesso ti dico, non voglio un altare, ci mancherebbe, ti dico: tu devi offrire un caffè a quel Mauro Biglino che hai incontrato nella via lì. Tu che cavolo mi dici? Ma scusa, non sei sempre tu? Hai capito? Allora come fa Dio a dire a Giacobbe: costruisci un altare a quel Dio che hai visto là? E Giacobbe gli dice: ma cavolo, non sei sempre tu? Ma così c'è scritto. Non c'è bisogno di interpretare. Non c'è bisogno di interpretare. È tutto chiaro. È tutto chiaro. Il gruppo degli Elohim dice: fai un altare a quello di noi che si è presentato a te. Perché probabilmente era quello che seguiva lui. Quindi a lui devi fare l'altare. El Shaddai ve l'abbiamo già letto. Ah, e dopo aver parlato, tra l'altro, Elohim sale, cioè se ne va salendo. Curioso, no? Elohim se ne va salendo. Quando Yahweh sente parlare, cioè deve intervenire su Sodoma e Gomorra, diciamo così, Genesi 18. Abramo è all'ombra della sua tenda, vede arrivare tre Anashim, che in ebraico significa tre individui maschi, plurale di Ish. Capisce subito che appartengono a quel gruppo lì, dice: venite, rifocillatevi, mangiate, bevete, lavatevi, permettetemi di prepararvi cibo, eccetera. Questi arrivano, mangiano, si lavano. Dopodiché due partono e vanno a Sodoma, che sono arrivati impolverati, stanchi, affamati, eccetera. Partono, vanno a Sodoma e uno si ferma lì. Quando leggerete la Bibbia vedrete che quello che si ferma lì è Yahweh. Lui. E parlano di Sodoma e Gomorra, perché gli altri due vanno a Sodoma per avvertire Lot, il nipote di Abramo. Ah, tra l'altro poi vi spiego come mai questo qui è il primo grande antisemita della storia. Ve lo documento biblicamente, ricordatemelo se non mi ricordo io. Visto che scrivono che io sono un antisemita, siamo in buona compagnia al limite. Io non lo sono ovviamente, perché io non faccio altro che raccontare quello che c'è nella Bibbia. Vi sto leggendo la Bibbia che avete in casa, no? Mi pare che finora non avete sentito nulla di mio. Arrivo subito. E allora si fermano a discutere e Yahweh dice ad Abramo: ma mi sono arrivate, quindi Dio, pensate, mi sono arrivate delle voci su cose che si fanno a Sodoma e che non vanno bene. E quindi ho detto: voglio proprio andare a vedere se sono vere. Dio. E Abramo
e gli dice sì, quindi la dobbiamo distruggere. E Abramo gli dice, ma se lì si trovano 50 giusti, possiamo evitare di ammazzarli tutti? Ma se si trovano 50, poi insomma fanno una sorta di patteggiamento. Il che vuol dire che Dio non sa quanti giusti ci sono, no? Perché altrimenti gli avrebbe detto, no Abramo, te lo dico io, non ci sono 50 giusti. Invece no, fanno il patteggiamento, no? Poi i due partono e vanno a Sodoma. Quando arrivano a Sodoma c'è Lot, il nipote di Abramo, sulla porta, assieme agli altri maggiorenti della città. Li vedono arrivare, capiscono subito che appartengono a quel gruppo lì, Lot vuole riceverli, farli entrare, e gli altri li vogliono invece linciare. Insomma, Lot riesce a salvarli, li fa entrare in casa sua, c'è una descrizione bellissima della scena, dove i due, mentre lui è lì che discute sulla porta, i due da dentro aprono la porta, pigliano Lot, lo tirano dentro, cioè i due angeli, lo tirano dentro, chiudono la porta, eccetera. Dopodiché, vabbè, sappiamo, il giorno dopo arriva un fuoco dal cielo che distrugge tutto. Allora, voi sapete perché Sodoma è stata distrutta, no? No, non ditemi di no, perché... Perché erano sporcaccioni sodomiti. Peccato che in Deuteronomio 29 ci sia scritto perché hanno distrutto Sodoma e Gomorra. Perché hanno abbandonato l'alleanza di Yahweh. Ma perché inventarsi che state distrutti perché erano sodomiti, quando qui c'è scritto perché? Perché inventarselo? È scritto. Hanno abbandonato l'alleanza di Yahweh, Elohim dei loro padri, perché ogni volta che Yahweh si presenta deve sempre dire io sono quell'Elohim là, cioè non confondetemi con gli altri. Hanno abbandonato l'alleanza che egli aveva stretto con loro quando uscirono dalla terra d'Egitto. E questi sono andati a servire altri Elohim, prostrandosi dinanzi a loro, Elohim che non avevano conosciuto e che non avevano avuto in sorte, perché a loro in sorte era toccato Yahweh. E lo dice Deuteronomio 32,8. Quando Elion poi per cortesia ditemi se avete l'impressione che io vi dica qualcosa di mio, oltre a quello che c'è scritto. Ditemelo, che lo correggo subito. Quando l'Altissimo, quando Elion distribuiva alle nazioni la loro eredità, quando divideva i figli dell'uomo, fissò i confini. Elion vuol dire quello che sta sopra, E per chi conosce le scritture sumero-accadiche, corrisponde esattamente ad Anu, che era il capo dell'impero. Elion e Anu significano tutte e due quello che sta sopra. Altissimo è una traduzione sbagliata, perché non è un superlativo. Ma qui i superlativi abbondano, cioè non sono superlativi, ma traducono perché ovviamente, essendo Dio, non può che essere altissimo. No, è che non è Dio. Quindi è semplicemente quello che sta sopra gli altri, non è l'altissimo. E in quella divisione lì, porzione di, cioè, eredità, cioè assegnazione di Yahweh, è il suo popolo. Giacobbe è la parte della sua eredità. Giacobbe. È scritto lì, Allora, dopo il diluvio universale, Sem, da cui derivano tutti i Semiti. Sem, figli, eccetera, si arriva uno che si chiama Ever, da cui discendono gli Ivrim, diciamo formalmente, poi la definizione di ebrei è una cosa molto complessa, ma formalmente dal punto di vista biblico, e noi a quello ci atteniamo, discendono gli Ivrim. Ever, figli, finché si arriva uno che si chiama Terach, che è padre di Abramo, e noi facciamo finta che sia esistito, padre di Nacor e padre di Aran. Aran è il padre di Lot, di quel Lot di cui ho detto prima, quello di Sodoma. Abramo ha un figlio che si chiama Isacco e un figlio che si chiama Giacobbe. La Bibbia dice che a Yahweh è stato affidato questo. Non gli ebrei. Neppure tutta la famiglia di Abramo è stato affidato questo. Stop. Capite? È stato affidato un pezzo di una famiglia. E se voi leggerete la Bibbia, troverete che questo qui, cioè Yahweh con i suoi, versetto 12. Yahweh solamente lo guidò,
e in altre Bibbie c'è scritto da solo, perché in ebraico è così, da solo lo guidò, non c'era con lui alcun Elohim straniero. Ma come fa a esserci un Elohim straniero? Se Elohim è sempre singolare, è sempre lui, è sempre Dio, come fa a esserci? Cioè, se applichiamo queste regole qui, la Bibbia diventa un papocchio incomprensibile. Cioè, vanno bene se, soltanto se uno le accetta stando a tavolino, perché dice, vabbè, ce le dicono i sapienti, quindi... No. Andiamo a calarle nella Bibbia e vediamo quanto ci aiuta a capirla. No, ce la distruggono quelle regole lì. E io le sto applicando esattamente come le hanno dette, eh? Non sto cambiando una virgola, perché non ce n'è bisogno. Allora, a Yahweh è stato assegnato questo, che poi, sapete, assume il nome di Israele. Quindi Israele e i suoi discendenti, che sono gli israeliti. Discendenti di Lot sono Moabiti, Ammoniti, poi qui ci sono gli Amalechiti, adesso vi dico perché scrivo questi nomi, ci sono gli Edomiti e ci sono i Madianiti. Bene, quando voi leggerete la Bibbia vedrete che Yahweh con i suoi non fa altro che cercare di sterminare questi per prendergli i terreni. Ma questi sono tutti cugini primi di quelli. Gli Amalechiti e gli Edomiti sono discendenti diretti di Esaù, che è il fratello gemello di Giacobbe. I Madianiti sono discendenti diretti di Abramo attraverso la femmina Keturah. Abramo che aveva come Dio Shaddai. Esattamente. Allora, la guerra santa di sterminio dei Madianiti è la guerra santa di sterminio di cugini primi, non di nemici. E quando voi leggerete la Bibbia troverete scritto che i Moabiti erano seguiti da un Elohim che si chiama Kamosh, gli Ammoniti da un Elohim che si chiama Milcom, gli Amalechiti e gli Edomiti, anzi in particolare gli Edomiti, da un, qui si trova soltanto per citazione indiretta, quindi no, lasciamolo stare, altrimenti poi si dice no, venire dice questo, no, vabbè, lasciamo questi che siamo tranquilli. Kamosh e Milcom, Kamosh, sono già sufficienti questi due. Allora, la famiglia del padre di Abramo è stata divisa almeno tra tre Elohim, Yahweh, Kamosh e Milcom. Che secondo me, e questo lo dico secondo me, quindi appena ve lo dico buttatelo via, perché non è scritto nella Bibbia, erano fratelli, figli di El Shaddai, che è quello che si è occupato di Abramo e tra i suoi figli ha diviso, ha detto tu ti pigli quelli, tu ti pigli quelli, tu ti pigli quelli. Questo però è secondo me, quindi buttatelo via subito. Quindi El Shaddai non è Elion. No. Elion è Elion. Allora, vi ho detto prima che Yahweh è forse il primo documentato antisemita della storia. Perché Yahweh, con Giacobbe, ha dato continui ordini di sterminio di questi. Ma questi sono loro cugini primi. Tutti semiti. Tutti semiti. Quindi, dei semiti sterminavano altri semiti per ordine di un non semita, perché Yahweh non era un semita. Prego. Quando andarono a Sodoma, i due angeli che andarono a Sodoma. E Yahweh è rimasto a parlare con Abramo. Certo. Sì, ma si è fatto vedere a un sacco di gente. Si è fatto vedere anche dai 70 capi di Israele che sono andati a mangiare dentro quella roba sua che aveva il pavimento che era lucente come il cielo stellato. E quando invece lo trovate scritto nella Bibbia, con Mosè disse che non poteva vederlo. No, dice, e torniamo al discorso del Kavod, che non può guardargli la parte anteriore, non può, perché lui con Mosè dice sempre io parlo faccia a faccia con Mosè. Non l'ho capito. Quando sente solo la voce dal rovo ardente che bruciava. Allora il roveto ardente. No, attenzione. Intanto roveto ardente è una traduzione che probabilmente non ha nessun motivo di esistere. Nel senso che il termine senè in ebraico indica ciò che è appuntito e pungente. E quindi viene tradotto con roveto. In realtà, sempre nella Bibbia, senè è il nome di una cresta rocciosa. Quindi Mosè ciò che ha visto, e lì sentiva la voce, perché lui era dentro, insomma, non era lì fuori a farsi vedere,
e sentiva la voce, ha visto una cresta rocciosa che bruciava senza consumarsi, non un rovetto. E in territori nei quali, come dire, il bitume si trova anche quasi in superficie, e se noi prendiamo della benzina e la buttiamo su quel pavimento e diamo fuoco alla benzina, noi vediamo la benzina bruciare senza che il pavimento bruci. Quindi ciò che ha visto Mosè probabilmente è questo, cioè un qualcosa che per effetto di fortissimo calore bruciava senza consumarsi. Tant'è che quando poi nel famoso cantico di Mosè, alla fine del Deuteronomio, Mosè dice Yahweh, quello che vive nel roveto, non ha senso. Invece siccome questi si definivano sempre i signori della montagna, uno tra l'altro dei possibili significati di El Shaddai, perché stavano in alto forse per motivi o di sicurezza o di respirazione, eccetera, allora è molto più logico attribuire a Senè il suo vero significato, usato in altra parte della Bibbia, di cresta rocciosa, cioè Yahweh che sta sulla montagna, che non dentro un roveto. Ed è lì, ovviamente, Yahweh gli parla senza farsi vedere di persona. Ma altre volte, per esempio, come quando in Geremia, Yahweh dice, quei profeti che dicono che io ho parlato loro in sogno, si raccontino i sogni tra di loro, perché sono profeti di falsità. Io con le persone parlo pe al pe, cioè faccia a faccia. Ok? C'è una cosa che non mi torna. A me tante non tornano. Tantissime. Difatti, bisogna chiederlo ai teologi, non a me, perché io non ho dubbi sul fatto che non si sia incarnato. Ma in Gesù Cristo mi riferisco a Yahweh. Ah no, ma infatti Yahweh con Dio non c'entra. Gli ebrei hanno un rapporto, cioè difatti come scrivono, lo scrivono in più parti, la Bibbia non è un libro di religione, la religione è quella cristiana, l'ebraismo è un modo di essere. Non è una religione, io parlo molto spesso con gli ebrei, a Firenze ora cena con la figlia di un rabbino, eccetera. È un modo di essere ed è il modo che loro hanno di rapportarsi all'interno di questo patto di alleanza che hanno fatto con questo qui. Questo qui gli ha detto, se voi fate queste cose per me, io poi faccio delle cose per voi. Quindi l'importante per gli ebrei è essere certi di rispettare perfettamente la loro parte dei termini dell'alleanza. Mentre i cristiani devono credere in qualcosa che non vedono, gli ebrei devono avere fiducia nel fatto che quello che è previsto dall'alleanza prima o poi verrà attuato. È proprio una cosa completamente diversa. Per questo dicevo prima, no? La papalina e la kippà non c'entrano niente gli uni con gli altri. E dicevo pure appunto, se io fossi un ebreo, sentirmi dire tu sei mio fratello maggiore nella fede, direi che fede. Tu ce l'hai la fede nel Dio che ti sei inventato. Io ho un rapporto, un patto di alleanza con quello lì. La tua fede, io non sono fratello maggiore nella tua fede. Che stanno ancora aspettando. Ma l'aspettativa concreta di un ebreo? Ah, non lo so. Allora, l'ebraismo ha un grandissimo vantaggio, che è una cultura onnicomprensiva. Cioè all'interno, quindi dire che cosa pensano gli ebrei è impossibile. All'interno dell'ebraismo c'è tutto. Tant'è che c'è un proverbio che dice due ebrei, tre opinioni, ma che non è una battuta cattiva. È, come dire, indice di grande apertura mentale. A parte, vabbè, ci sono gli integralisti. Ok, boh, lì ci sono dappertutto, è finito. Ma quelli che non sono integralisti sono veramente aperti al dialogo su tutto. Perché sanno che ci sono un sacco di incertezze. Per esempio c'è un midrash bellissimo, dove midrash è un commentario, no? A certi passi della Bibbia, dove si racconta che Mosè dice a Yahweh, senti, siccome ci sono molti tuoi ordini che non riusciamo a capire bene, per esempio il primo fra tutti è quello del sabato, no? Che è l'ordine più importante, diciamo, per l'ebraismo. Il sabato è quello che ha tenuto in piedi, si può dire, l'ebraismo nei secoli. Però astenersi da ogni attività, che cos'è attività? E quindi per secoli hanno discusso e, come dire, continuano a discutere, perché che cosa vuol dire astenersi dalle attività? E allora c'è un midrash dove si dice che Mosè chiede a Yahweh, per esempio, lì invece si parla di purità dei cibi. Cioè purità vuol dire quel cibo è utilizzabile, adatto al consumo oppure no, non purità spirituale. Ah, poi ricordatemi di dire due cose sui Romani, arrivo. Perché io so già che me ne dimentico. E gli dice, quindi quando noi non capiamo bene il tuo ordine, sapete che cosa in quel midrash risponde Yahweh? Seguite la maggioranza. Se la maggioranza dice che è adatto al consumo, lo consumate. Se la maggioranza dice che non è adatto al consumo, non lo consumate. Libero arbitrio.
No, più che libero, sì, oltretutto tu vuol dire, vabbè, cioè, no, non rompetemi le scatole su tutto. Fate un pochettino tra di voi. E oltretutto le maggioranze possono cambiare, no? Quindi una cosa che è pura fino al venerdì, dal lunedì può diventare impura. Per fortuna è così l'ebraismo, cioè ha questa colossale apertura mentale. Allora, tanto per intenderci, a Brescia sono venuti delle persone che fanno parte di un gruppo di studio ebraico su lì del nord Italia. Erano, e poi alla fine della conferenza, quindi abbiamo parlato, eccetera, hanno detto, guardi, voleva venire anche il rabbino, ma poi ha avuto un impedimento. Comunque ci ha detto di dirle che lei deve andare assolutamente avanti. Poi ci sono quelli che vorrebbero fermarmi a ogni piè sospinto. Ma il bello della cultura ebraica è questo, che dentro si va dall'ateismo puro, che è secondo me l'unico sbocco possibile quando si legge la Bibbia, dall'ateismo puro alla ultraortodossia più reazionaria. Sarebbe curioso capire cosa si aspettano quelli che aderiscono a queste tesi. Allora, nella parte più cruda è che Israele venga messo sopra tutte le nazioni, perché questa era la sua promessa. Quindi concretamente la parte più cruda, più materiale. Però a questo dovrebbero rispondere gli ebrei, ovviamente. Io qui mi sto arrogando un diritto che non ho. No, c'era prima lì. Volevo farti un quesito. Ah no, anche là. Chiedo scusa. Facciamo così, siccome lui ce l'aveva da un bel po' di tempo la mano, un attimo solo. Domanda veloce, ma quindi rispetto all'esistenza di più Elohim, come si pongono gli ebrei? Cioè, dalla lettura... Ci sono degli ebrei che sono totalmente d'accordo con me, ci sono degli ebrei che vorrebbero massacrarmi, quindi... Esattamente. Ma proprio gli ebrei che sono totalmente d'accordo con me. E altri che vorrebbero fermarmi ogni piè sospinto, quindi... Questo tra l'altro è bello perché dimostra che la verità non c'è neppure lì. E quindi facciamo finta, esatto. Perché se fossero tutti d'accordo diremmo, vabbè, magari la verità c'è... No. Siccome sono in disaccordo, e questo è evidente, eh. Lì. Allora, volevo porre un quesito, dato che appare evidente che ci siano delle regole tecniche, insomma, delle scritture tecnologiche all'interno della Bibbia, a partire dal vino, il corolano, insomma, più forte perché non sentono. Il mestiere conduce un studio di ingegneria, almeno conduce, per me è evidente che il vino ha caratteristiche dielettriche molto basse, mentre la lana è molto dielettrica e di conseguenza il vino è conduttivo e la lana isola. E dal punto di vista di una schermatura elettromagnetica non sarebbe idonea. Venendo a questo fatto lì di Yahweh che dice non credete ai coloro che dicono di ricevere il sonno delle comunicazioni, mi viene sempre in mente che lui si sostituisca a una tecnologia precedente, cioè sostanzialmente mi viene quasi da pensare che esistevano altri Elohim di altra razza che magari aveva una tecnologia di comunicazione e quindi lui, non si può escludere. Lui la, sì. Vuole, cioè non fatevi influenzare dagli altri. Allora è possibile. Mi sembra che rispetto a loro sono originali, che si originano dagli egizi sostanzialmente, che hanno avuto cane, sì. Elohim, poi a paura del cane, insomma, sì. Qualcosa del genere. Cioè, questo vale anche nel Corano, tra l'altro. Sì, mi sembra che a un certo punto si innestino dei sedicenti e proseguitori di qualcosa fatto da un altro. Sì, ma le lotte tra di loro erano continue. C'è una res della vita, siamo sì. Stagente qui e di fatto siamo quelli di prima. Esatto. Difatti c'è sempre il bisogno suo, ogni volta che parla, di presentare la carta d'identità. Cioè, come dire, io sono quello là, io sono quello... Magari non lo era. Magari non lo era. Tant'è che Mosè gli dice, ma tu chi sei? Tu? Come si fa a fare questa domanda a Dio? Cioè, io ho bisogno di capire chi sei tra quelli là. Una piccola curiosità, un attimo un po' di confusione. Yahweh, che lingua parlava con Mosè? O che si presume? Non lo so. Non si sa. È una domanda che mi sono sempre posta. Anch'io. Senza risposta. Anch'io, sono senza risposta. Cioè, perché uno può inventare il traduttore, cioè, però preferisco dire boh, no, non lo so. Ammesso che parlasse una lingua. Ammesso che parlasse, esatto, non lo so, non lo so. Cioè, a proposito dell'origine egizia, c'è un passo di arrivo.
un passo di Giuseppe Flavio, di nuovo, che quando appunto parla dei patriarchi, eccetera, a un certo punto nomina i capi tribù e dice espressamente: ho riportato tutti i nomi dei capi tribù perché ci sono quelli che dicono che noi deriviamo dagli Egizi e invece non è vero. Quindi vuol dire che al tempo di Giuseppe Flavio c'era già, o ancora, chi pensava che in realtà loro derivassero dagli Egizi. E lui sente il bisogno di contrastare questa ipotesi, dicendo: quindi riporto queste cose qui per dimostrare che non è vero. Quindi vuol dire che, cioè, se lui sente il bisogno di dimostrarlo nel suo lavoro, vuol dire che era, come dire, un'idea abbastanza forte, abbastanza sostenuta, abbastanza diffusa. Però non abbiamo elementi per dire che le cose... Certo è che se noi leggiamo i Targumim, cioè i Targum, la Bibbia scritta in aramaico, era studiata dai fratelli Roger e Messot Zabba, anche loro di famiglia rabbinica, dietro Mosè dall'Egitto sono usciti solo egiziani. Solo egiziani. E quindi questo ovviamente, no? Giustificherebbe come mai al tempo di Giuseppe Flavio c'era ancora chi pensava, cioè l'origine è egiziana. Tant'è che nei Targumim c'è scritto, dove nella Bibbia nostra c'è scritto Mosè figlio degli Ivrim, nei Targumim c'è scritto che Mosè figlio degli Yahudè, che era il nome con cui si identificavano i sacerdoti di Akhenaton. Prego? Targum o Targumim, sì. Bibbia in aramaico. Sì, ma non la trovi in italiano. Prego. Sì. Ad oggi non hanno... No, sono scomparsi tutti. Sì. Questi sono stati i più bravi. Cioè, questi, per tutta una serie di motivi, si sono, come dire, mantenuti. Si sono mantenuti. Questi qui, di questi qui, non c'è più nulla. Altri Elohim, perché, sì. Come lei ha detto, no? Sì. Qui entreremo in un discorso che è molto più vasto e che, cioè, richiederebbe un'analisi molto complessa, perché tutta una serie di cose che stanno succedendo nel mondo adesso sono uguali a quelle descritte nella Bibbia. Uguali. Cioè, io adesso dico una cosa per la so che cosa mi costerà quando andrà su YouTube. Se voi volete avere l'esempio di un perfetto esecutore degli ordini di Yahweh, si chiama Isis. Alla virgola. Non dico che Yahweh sta dando ordine all'Isis, eh? Ma se io prendo la Bibbia, è uguale. È uguale. Vediamo se ce l'ho da qualche parte. Sì. Tra l'altro gli Ismaeliti sono pure discendenti di Abramo, quindi sono pure discendenti di Abramo. Adesso non ce l'ho quel foglio lì, pensavo di averlo. Ah sì. Così dice Yahweh: distruggerò gli idoli e farò sparire tutti gli dèi. Manderò sopra di voi la spada e distruggerò le vostre alture. Alture vuol dire i luoghi sacri. I vostri altari saranno demoliti e quelli per l'incenso saranno infranti. Getterò i vostri cadaveri davanti ai vostri idoli. Con loro vi comporterete in questo modo: demolirete i loro altari, spezzerete le stele, taglierete i loro palisacri, brucerete i loro idoli nel fuoco, non userete misericordia. E Yahweh che parla, eh? Oh, questo c'è scritto nella Bibbia, poi può non piacere, ma signori miei. No, io non sono così sicuro. Però non ho le prove, quindi. Posso chiedere una cosa? Sì. La montagna. Dimmi. La montagna, visto che viene ripetuto costantemente questa cosa, il signore della montagna, la montagna, eccetera, è identificabile da qualche parte? Esiste una montagna? No, diciamo che in genere, vabbè sì, allora se si riesce a identificare per esempio il Sinai, Horeb, che si voglia chiamarlo,
come per esempio Emmanuel Anati che lo identifica, Ninar Karkom, eccetera, allora quello potrebbe essere il posto dove Mosè incontrava lui. Il fatto che questi qui stessero sulle alture c'è un pochettino in tutte le culture, pensiamo all'Olimpo dei Greci, no? I teoi greci sono gli Elohim biblici, tanto per intenderci, basta, nel libro appunto la Bibbia non parla di Dio, di Mondadori, ho documentato proprio tutti i parallelismi nei quali si capisce che gli Elohim biblici sono i teoi greci, fanno le stesse cose, vogliono le stesse cose, hanno le stesse esigenze anche neurofisiologiche oltretutto, proprio uguale, adesso poi vi dico dei romani. E quindi o questi stavano sulla montagna per motivi di sicurezza, cioè nel senso che ovviamente no, governare dall'alto, ecco. o forse per motivi legati per esempio a problemi di respirazione, perché magari una fisiologia leggermente diversa dalla nostra poteva avere qualche sofferenza con le nostre concentrazioni di ossigeno e quindi magari stare un pochettino più in alto poteva consentire. Tant'è che una delle miscele che lui si fa preparare, che è fatta da tre sostanze vegetali più il guscio di un mollusco, finemente triturato, quindi tra l'altro nel deserto dov'è che trovavano sto mollusco? Vabbè, non poniamoci troppe domande perché poi... Vengono usate ancora oggi nella cosiddetta medicina alternativa per curare stati di ansia, ma ansia asmatica, non ansia intellettuale, e quindi crisi di asma o crisi respiratorie. Quindi, e lui se la faceva preparare, con questo faceva suffumicare, diciamo, le parti interne dei posti dove lui abitava. E quindi probabilmente magari può darsi che avesse questi... Però perché c'è questa lotta tra... Il Narna Ishtar, sì, praticamente con la montagna che viene ripetuta costantemente come un elemento di uno, sì, che potrebbe essere la lotta tra di loro, è Ishkur, il signore della montagna, eccetera. Non è nella Bibbia, adesso stiamo parlando di Sumero-Accadici. Sì, infatti, cioè, quindi, come dire, i racconti sono uguali dappertutto, no? Dalla Sumeria alla Bibbia, ai Greci, a... Ricorre continuamente, sì, era un elemento importante. E quindi, insomma, pensare a questo signore qui come signore di misericordia... No, facciamo così, andiamo avanti da un'altra parte. No? Sì, ok. Allora, dicevo appunto che ho fatto questa analisi che riguarda gli dei greci, con ovviamente come mio solito riportando tutti i versetti greci di Iliade e Odissea, eccetera, e ci sono alcune cose che sono molto curiose, ma molto. Per esempio, uno degli aspetti più inaccettabili degli Elohim è il fatto che dice la Bibbia lo dice di Yahweh, però per esempio la stella di Mesha lo dice di Kamosh, stella di Mesha è anche quella analizzata nel libro La Bibbia non parla di Dio, è che loro volessero sacrifici nei quali venissero bruciati loro esseri viventi, in particolare una certa parte di grasso. E quel grasso lì, dice la Bibbia continuamente, per esempio nel capitolo 28 del libro dei Numeri, già solo lì è ripetuto più di 10 volte, li calmava. Dice: quel grasso lì lo bruciate per me perché mi calma. E qual è il grasso? Levitico 3, versetto 3, se avete le Bibbie. Queste qui sono le traduzioni della Conferenza Episcopale Italiana. Di questo sacrificio offrirete, consumato dal fuoco in onore di Yahweh, il grasso che avvolge le viscere, tutto quello che vi è sopra, i due reni con il loro grasso, il grasso attorno ai lombi, al lobo del fegato che distaccherai dal di sopra dei reni. È Dio che parla. Cioè Dio dice: quel grasso lì è mio. In altro passo della Bibbia c'è scritto: se beccate qualcuno che usa quel grasso lì per lui, lo ammazzate, perché quel grasso lì è mio. Allora, è chiaro che qui ci diranno: ma questa è un'allegoria. Allora, io vorrei guardare in faccia l'autore ebreo, che per parlare del suo Dio si è inventato un'allegoria così schifosa. Ma ci può essere qualcosa di più vomitevole che dire: guardate, vi parlo del mio Dio, e per rappresentarvi il mio Dio vi dico che voleva la ciccetta che sta qui, più le ghiandole surrenali, e voleva che gliele bruciassimo perché lui doveva annusare il fumo, perché quel fumo lo calmava. Ma si può inventare una roba del genere? No, la scrivi soltanto se sei costretto a scriverla. Nell'Iliade dell'Odissea questa roba qui c'è più di 30 volte. Cioè gli dei greci volevano esattamente la stessa roba.
La stessa roba. Un accademico dell'Università di Firenze, specializzato tra l'altro, oltre ad avere il dottorato, specializzato nella scuola di pratica degli alti studi di Parigi, mi dice, guarda, in questo libro qui, Idee e religione dell'antica Roma, lei troverà un sacco di cose di grandissimo interesse per lei. Io me lo sono divorato in una notte. Sapete che cosa volevano? Allora, intanto facciamo così, leggiamo subito un'affermazione. Nell'antica religiosità romana c'era l'assenza totale di qualsiasi forma di mitologia. Cioè la mitologia è un'invenzione nostra, che siccome non accettiamo che quelli fossero racconti veri, diciamo vabbè è mitologia, così come facciamo con i Sumeri. L'assenza di ogni mitologia. Sentite questa qui, fantastica. Ma, allora, vi dico la verità, io ho la pelle d'oca, eh? Ce l'ho. Sono talmente appassionato. Che cosa volevano gli dei romani? L'omentum, il grasso addominale che costituiva la parte della vittima destinata esclusivamente al Dio. L'omentum, il grasso addominale. Il grasso che sta sopra i visceri. C'è bisogno di altro? Cioè, l'antica religiosità romana si è inventata le stesse cose che si sono inventati gli autori biblici? Porca miseria, invece di buttarlo via. Volevano gli dèi, volevano il grasso e soprattutto quello che circonda le viscere, che era considerato la porzione per eccellenza della vittima sacrificale, destinata agli dèi. Se prendete qualcuno che lo usa per lui, lo ammazzate. Uguale. Ma com'è possibile che tutti si inventassero le stesse cose? Questa roba qui, mi stanno arrivando studi dalla Cina, con traduzione dai testi cinesi del 1200 a.C., c'è scritto lo stesso. Io li sto leggendo e dico, ma questa qui è la Bibbia. Cioè, ovunque andassero questi nel mondo, volevano questa roba qui. E come sniffa? Lo so che è brutto dirlo che Dio sniffava, però Dio sniffava. Quando ho mandato il manoscritto, cioè l'altro libro lì a Mondadori, ero convinto che un capitolo non me lo avrebbero accettato. Invece devo dire che l'editore col quale ovviamente continuo, perché vado avanti in contemporanea con tutti e due, un editore è, come dire, una casa editrice d'assalto, eccetera, quindi ovviamente dicevo, Mondadori questa roba non me la passa. E invece non mi hanno chiesto di cambiare neppure una virgola, ed è un capitolo nel quale documento che probabilmente Yahweh era anche un etilista, perché chiedeva continuamente shakar, che in ebraico ha un solo significato, cercatelo su tutti i dizionari etimologici, ubriacare, ubriacarsi, dire frasi senza senso. Voi guardate quante volte Yahweh chiedeva shakar. Prego. Mi chiede Ezechiele 20:25. Qui è Yahweh che parla. Io stesso poi diedi loro decreti non buoni e leggi che non danno la vita. In ebraico è leggi per le quali non potevano vivere. Li contaminai con le loro offerte, facendo passare per il fuoco ogni loro primogenito. Qui c'è scritto per gettarli nella costernazione, in ebraico è per colpirli duramente, affinché riconoscessero che io sono Yahweh. E lui chiedeva i primogeniti di 8 giorni. Sapete che tutti noi nasciamo come piccole palle di grasso. Cioè il neonato ha quello che tecnicamente si chiama il grasso di copertura. Noi adulti abbiamo il grasso di... poi abbiamo anche un po' di copertura, ma abbiamo soprattutto il grasso di marezzatura, che hanno due caratteristiche biochimiche diverse. Il grasso di copertura è particolarmente pieno di quelle molecole che danno quell'effetto lì. Il grasso di marezzatura no.
E quindi un cucciolotto di 8 giorni è pieno di grasso di copertura. E lui dice, li obbligavo a bruciarmeli perché capissero, perché subito prima dice questi non volevano saperne di piegare la testa. E allora io gli ho dato anche ordini per i quali non potevano neppure vivere, ma li ho obbligati a farlo. Oh, se la Bibbia è ispirata da Dio, Dio ha ispirato questo. Faccio il lavoro più stupido di questo mondo, ve lo ripeto. Gli dèi. Il Deus romano, un essere individuale e personale caratterizzato da precise peculiarità fisiche e morali e da un raggio di azione limitato, esattamente come gli Elohim biblici. C'è nessuna differenza. Aspettate, No, man mano che vado avanti. Possono fare quello che vogliono, hanno già perso, ma non perché vinca io, perché vince la Bibbia che loro stanno cercando di nascondere. Degli dèi, i romani sapevano soltanto che erano persone, individui. Però erano incommensurabili rispetto all'uomo quanto a potenza, forza, capacità e longevità. Non immortali. Vivevano solo molto di più, esattamente come gli Elohim biblici. Gli dèi romani uguali agli Elohim biblici. Testi scritti da accademici. Capite? Tutti, la Bibbia è uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia. E così va letto. Allora così diventa affascinante. Perché ci racconta una storia vera, non una favola. Perché è vera. È vera perché ce la raccontano tutti, veramente. Hanno inventato tutti le stesse cose, ma voglio dire che probabilità statistica c'è. Che tutti abbiano inventato le stesse cose, o altrimenti ne dobbiamo prendere atto e dire, arrivo, noi prendere atto del fatto che dire ci raccontano questo perché questo probabilmente è vero. Ed è questo il metodo. Facciamo finta che sia vero e vediamo che cosa ne viene fuori. Se io faccio finta che siano vere le regole, viene fuori un papocchio. Vi prego, per cortesia, fatelo. Non credete alle cose che vi dico io, non credeteci. Verificatele. Io sono un ignorante, prendete le regole dei sapienti e applicatele alla Bibbia. E poi decidete voi decidete, buttando via tutto ciò che ho detto stasera. Ma queste sono le regole dei sapienti, applicatele. Allora io dico, io faccio finta che sia vero, e se faccio finta che è vero, o che sia vero, viene fuori un quadro, un mosaico che è coerente. Se faccio finta che sia vero questa roba qui, non capisco più nulla. Non capisco più nulla. Perché non si capisce. Ma fate la prova, non credete a me, per cortesia. Non credete a me. No, c'era un'altra mano prima, là. Allora, diciamo così, è possibile. Nel senso che questo spiegherebbe anche, volendo, un'altra cosa, che circa 40 anni fa il Vaticano ha investito 30 milioni di dollari nel Vatican Observatory, che è un osservatorio astronomico sul Mount Graham in Arizona, gestito tutto dai gesuiti, tra l'altro l'attuale appena nominato nuovo direttore della Specola Vaticana, che è uno dei più grandi centri di studi di astronomia del mondo, è padre Guy Consolmagno, gesuita, che è quello che ha detto potremmo anche battezzare i marziani. Anche battezzare i marziani, qualora arrivassero qui. Quell'osservatorio lì è dedicato esclusivamente allo studio della esobiologia, cioè della vita fuori dalla Terra. Perché invece di costruire ospedali per i poveri con 30 milioni di dollari in Africa ne fai a iosa, fai un osservatorio astronomico per studiare possibile vita fuori dalla Terra? Vogliono essere tra i primi a vedere l'arrivo del capo? È un nome particolare.
No, chiedo scusa, ma la domanda era qui. Sì, cerco di ricordare l'ordine. No, volevo chiederle, io ho letto, non l'ho detto tutti i suoi libri, qualcuno. Meno male. Così. Perché, ma per quanto riguarda, visto che si riferisce sempre all'Antico Testamento, sul Nuovo invece sul... Ma sì, adesso le dico una roba. Adesso le dico una roba curiosa sul Nuovo. Nel nuovo libro ci sono decine di pagine dedicate a Gesù detto il Cristo, quello che esce ad aprile, così lì finisco con i nemici, cioè. Poi più di così non ne posso avere. Perché, no, chiedevo, no, volevo finire chiedendo, perché poi dopo, visto che il nuovo è collegato al primo, detto al primo, c'è fuori tutto questo, cioè viene da pensare che... Anche a me. Se questo qui non è Dio, e secondo la dottrina Gesù è figlio di questo qui, e se il peccato originale non c'è e Gesù è stato mandato per libera, cioè la risposta ce la siamo già data. Però le racconto una cosa curiosa, andiamo solo avanti con l'altra domanda che era là. Così appare. Quello che ha creato, insomma, sì. Qualcosa si è macchiato, ma in tutto questo Elion che parte ha? Lontano. Elion forse è sceso qui una volta o forse due. Ma non se ne occupa. C'è nell'elenco dei patriarchi, a un certo punto si dice, c'è il padre di Enoch, si chiama Yared, che deriva dalla radice ebraica Yarad, che significa discendere. Siccome loro, per quanto riguarda la discendenza adamitica, che sono quella specie, non abbiamo parlato, ma quella specie, quella razza, quel gruppo, perché non usiamo razza per carità, che loro si sono creati per loro, quindi un gruppo specifico, non l'Homo sapiens, che loro hanno fatto a partire da 250.000 anni fa, poi all'interno si sono fatti questo gruppo specifico per loro, all'interno di quel gruppo lì fissavano nei nomi eventi importanti. E a un certo punto uno l'hanno chiamato Yared, che vuol dire la discesa. Quindi è possibile che in quel momento ci sia stata una discesa importante, tant'è che suo figlio, che si chiama Enoch, la Bibbia dice che andava avanti e indietro, questo è esattamente il significato del verbo ebraico, andava avanti e indietro con gli Elohim, fino a che gli Elohim se lo sono preso e portato via, mai più nessuno l'ha visto. Quindi può darsi che lì sia fissato il ricordo di una discesa importante, quella forse del grande capo. Ok? È un'ipotesi, eh? Quindi la prenda e la butta via. Però è quello che posso ipotizzare leggendo la Bibbia. Mi sono perso nella selva delle mani. Enoch viene? È dato il suo sorpreso. E lì mi viene in mente una questione, Caino dovrebbe essere il figlio lì. No, qui adesso andiamo ad Adamo ed Eva, poi ne parliamo allora. Però il serpente è l'altro stirpe. Sì, poi ne parliamo. Perché richiede. Sì, poi ne parliamo. Mi fate solo dire questa curiosità sul Nuovo Testamento, giusto, ve la butto lì così. Gabriele, non appare essere il nome di un individuo. Quando Daniele viene visitato da un Gabriele, dice vidi arrivare un Ish, cioè un individuo maschio. E nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto arrivò volando leggermente. In ebraico c'è scritto arrivò essente affaticato di fatica. Gabriele è quello che si dice in grammatica ebraica lo stato costrutto di Gever di El, cioè vuol dire Gever di un El, cioè quindi potenza di un El o uno che esercita il potere per conto di un El. Quindi un Gabriele probabilmente indica, come dire, è una sorta di definizione gerarchica. Una roba del genere. Allora, un Gabriele visita Maria e lei rimane incinta senza conoscere uomo. La cosa interessante è che quando lui arriva in greco le dice kaire che caritomene. Ora kaire significa gioisci, che caritomene è la forma, è diciamo un aggettivo derivante dalla forma medio passiva del perfetto del verbo carito, che vuol dire rendersi belli, rendersi graziosi.
Quindi il significato più letterale sarebbe del tipo ciao bella gnocca. Io so che prima o poi mi sparano, ma... Cioè, salve, gioisci tu che ti sei resa graziosa, nel senso abbiamo scelto te per fare quello che dobbiamo fare. Probabilmente un nuovo impianto. E lei rimane incinta senza conoscere uomo. Nel nuovo libro non solo analizzo questa roba qui, ma analizzo i testi coevi dei Vangeli, dai quali si ricava che qualcuno pensava che lei fosse stata ingannata da uno che si è presentato per un altro. E lo trovate tutto nel nuovo libro di aprile. Cioè lo Spirito Santo è entrato al solito posto più o meno. No, chiedo scusa, ma c'è una selva di mani alzata da un sacco di tempo. Come facciamo? Facciamo così, dai, andiamo in questo ordine qui. Uno, due, ok. Sì, sì, perché è avvenuta più o meno contemporaneamente nello stesso secolo in diverse parti del pianeta. Sì, cioè hanno creato attraverso le religioni un sistema di controllo efficacissimo. Facendo un passo indietro, facendoci governare dai loro rappresentanti, e mentre una dittatura, se va bene, dura 30-40 anni, questa roba qui dura 2500 anni, perché è partita in contemporanea, per quanto riguarda questo, nel VI-V secolo a.C., contemporaneamente in India parte Jainismo, Buddismo, Induismo, contemporaneamente in Cina partono Lao Tse e Confucio, quindi è come un'operazione, sembrerebbe, un'operazione studiata a tavolino. Adesso governiamo in questo modo qui e hanno creato nuovi sistemi di pensiero che funzionano da 2500 anni. Appena li sento glielo dico. Non lo so. Mi creda, non lo so, cioè lì proprio lavorerei di fantasia e non voglio. L'Apocalisse richiederebbe... Allora, tanto ormai... L'Apocalisse secondo me è un libro scritto allora in codice riservato alle chiese nascenti di allora nei confronti di Roma, punto. Cioè io non mi aspetto profezie apocalittiche perché non ci sono. Però chiudiamola qui perché sennò... Sì, allora io perché ho scelto l'Iliade dell'Odissea? Perché sono testi apparentemente lontanissimi da quel discorso lì. Se noi prendiamo i Veda, il Mahabharata, l'Upanishad, cioè il parallelismo con la Bibbia è di una facilità e di una evidenza incredibile. Cioè parlare di queste cose qui, non di queste, dei cavode di Ruach là, cioè, mentre da noi è tabù, no? Nel senso che se uno dice che Cavode quella roba lì viene massacrato, là per loro è normalissimo. Ma normalissimo. I Deva viaggiavano su quelle robe lì. Si combatteva, poi se abbiamo... Sono le nove. Io dico sempre se abbiamo tempo. Io non ho problemi perché dormo qui, quindi ditemi voi quando siete stufi e smettiamo. Vi racconto delle battaglie fatte da loro, con quelle che in sanscrito si chiamano Tejas Astras. Armi ad... cioè, energia armi, letteralmente. Armi ad energia, che sono quelle applicate a Sodoma, Gomorra più altre tre città, la cosiddetta Pentapoli. Quindi in realtà fare questo parallelismo con i testi orientali di una semplicità incredibile. Per questo ho scelto Iliade e l'Odissea, perché sono impensabili, no? Sono opere di poesia epica, pura fantasia. No, leggiamole bene e ci troviamo le stesse cose. Ci troviamo anche il fatto che quelli erano riconoscibili dalle orme che lasciavano, anche se si travestivano. Erano riconoscibili dai piedi, dalle orme e dalle gambe, da come camminavano. Non so se avessero dei piedi particolari o se loro, per via delle contaminazioni, usassero delle calzature speciali, cosa più probabile. Ma di fatto, quando camminavano sulla spiaggia, lasciavano delle impronte dalle quali i greci dicevano ma quelli lì, quello lì, è uno di quelli là. Non è quello che vuol far credere. È scritto. Nell'Iliade. E nel libro mio c'è tutto documentato. Cioè nel senso proprio che tutti parlano della stessa storia, ok? Ho risposto? Andiamo per ordine, lì.
del? Ah no no no, lasciamo, lasciamo stare, lasciamo stare, che andiamo molto oltre. Prego. Scusate, qualche? Ah, sulla figura di Gesù Cristo? Va bene, grazie, grazie molte, arrivederci, buona serata, buonanotte, grazie molte. Ah, una, no, 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 adesso c'è una domanda? L'ha detto lei. Allora, mano a mano che si studiano i Veda, si capisce sempre di più che erano testi tecnico-scientifici, poi interpretati in chiave spiritualista esattamente come è avvenuto con la Bibbia. Qualche mese fa il presidente dell'Associazione Italiana di Astrofisica ha detto che tra una ventina di anni noi saremo in grado di scaricare su una chiavetta tutto il contenuto del nostro cervello, cosa che in realtà in Cina stanno già ormai facendo. E se noi lo scarichiamo su una chiavetta e poi dalla chiavetta lo passiamo dentro un cyborg, cioè un robot, questa è la rinascita. Ok? O se preferiamo reincarnazione, che sono due cose diverse. La rinascita è buddista, la reincarnazione è induista, e sono due cose che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. E, però questa potrebbe essere la spiegazione di qualcosa che veniva fatto, cioè quello lì muore e rinasce dentro un altro corpo. Noi lo facciamo tra 20 anni, probabilmente lo stiamo già facendo. Se ci dicono che tra 20 anni siamo pronti è perché già lo so facciamo. Quindi chiuso? Signori, mi dicono di chiudere. Ah no, Gesù Cristo? Gesù Cristo, Gesù Cristo non Bignami, un predicatore ebreo giudeo messianista, probabilmente appartenente al gruppo degli Zeloti, condannato per motivi politici, non morto in croce. Sì, perché probabilmente doveva svolgere un compito e probabilmente lui ha cambiato le regole di ingaggio e quindi hanno deciso di lasciarlo eliminare. Tant'è che lui sulla croce si lamenta dicendo: non perché mi hai abbandonato, ma perché mi hai sacrificato. Cioè non doveva finire così, io dovevo El mio. Lama sabachthan i. Sabachthan è una radice aramaica messa dentro una frase ebraica. Quindi è stato tolto un verbo ebraico, inserito un verbo aramaico che contiene il concetto di abbandono. Invece il verbo ebraico, savachtani, era perché mi hai giustiziato. Non doveva finire così, io dovevo vincere, non perdere. Però lui in sé aveva una parte dello Zerem. Sì, però probabilmente ha cambiato le regole di ingaggio, magari si è messo a fare delle cose di testa sua. Come succede, come può succedere. Non mi stupirei se si scoprisse che ci sono. L'ultima cosa, Mauro. No, chiedo scusa, ma c'era ancora un attimo. Vedete, così ripeto la domanda. Zaccaria Sicci, nel libro di Orecchi, il grande cavo, dice a un certo punto: date gli ordini, date agli uomini, ai terrestri, le leggi e abbandonate il pianeta. Non se ne sono andati tutti. Diciamo che non mi stupirei se qualcuno fosse qui a governare tutto. Per conto di qualcuno che se n'è andato. Adesso qui andiamo. A volte si mettono in proprio. Chiudiamo. Allora io sto facendo una ricerca sul fatto che in tutto a carico queste cose, questi esseri venivano chiamati gli spelletti. Sì. Ora. A voce. Praticamente. All'inizio dell'impero cinese si parla di un imperatore giallo. Ora, secondo i diversi studi che sono stati fatti in Svizzera, secondo le quali nanoparticelle d'oro potrebbero essere inserite nelle nostre cellule e quindi
far durare la vita di più e quindi far diciamo, rigenerare le cellule sempre. Il fatto che questi esseri fossero chiamati esperimenti, è possibile che siano venuti qua in realtà in cerca d'oro, ma non per l'atmosfera, in realtà per cure mediche o perché si stavano studiando? Allora, sulle finalità purtroppo possiamo soltanto fare delle ipotesi. Sul fatto che fossero chiamati gli splendenti, questo si collega anche al fatto che i primissimi ideogrammi che li rappresentavano erano le stelle, quindi come loro possibile origine, e quindi splendenti come stelle, tant'è che nei Veda, e chiudiamo con questo, c'è scritto che l'universo, allora la Bibbia nel Salmo 23 dice che devono lodare Dio, la terra con i suoi abitanti, l'universo e i suoi abitanti, quindi distingue gli abitanti della terra dagli abitanti dell'universo, che quindi li dà per esistenti. Nei Veda c'è scritto che ci sono nell'universo 400.000 specie umanoidi, quindi simili a noi, di cui molte sono arrivate qui. Alcune di queste sono arrivate da un luogo del cielo, identificabile nel cielo, che in sanscrito è chiamato Mriga Shiras, che vuol dire testa dell'antilope. Perché? Perché si trova all'altezza della spalla destra della costellazione di Orione, che ha Betelgeuse, Bellatrix, Rigel, Saphir, Alnitaka, Alnilam e Mintaka. Betelgeuse in ebraico significa in arabo sarebbe la mano del gigante. Bet-El in ebraico è la casa di El. E quindi dicono che arrivano da Mriga, la testa dell'antilope, perché? Perché Orione era il gigante della Beozia, eccetera, eccetera, che tiene l'antilope morta qui e quindi con la testa che pende lì. E quindi viene identificata quella zona del cielo come Mriga Shiras, cioè la testa dell'antilope. E dicono che arrivano di lì. Alcuni sono arrivati di lì. Orione, Nefilà, in Nefilim, termine plurale ebraico che viene tradotto con giganti, lasciamo stare nell'origine perché lì si discute da decenni, deriva da Nafal, quelli caduti, decaduti, scesi, eccetera, lasciamo stare, altrimenti non ne usciamo. In aramaico, Nefilà significa una cosa sola, costellazione di Orione. Nefilà è il singolare aramaico del termine Nefilim, ebraico, plurale. E quindi mettiamo assieme un po' di cose. Vedo che mi avete ascoltato per quasi 3 ore e vi ringrazio.